Ci sta fino alla fine, no? Ci sta fino alla fine. Assembliamoci un po'. Però non si sente nessuno. Comunque niente, siamo qui a GTA, insomma siamo un po' tra di noi, comunque chi non conoscesse il posto, abbiamo uno spazio che abbiamo occupato circa 6 anni fa, siamo tutti abitanti della zona e appunto abbiamo fatto questo, abbiamo costruito questo spazio, buonasera, con l'intento di occuparci dei problemi in quartiere, in particolare nel periodo della pandemia abbiamo fatto anche una brigata di solidarietà e tutto un percorso rispetto alla questione della sanità sul territorio, abbiamo fatto la lista di disoccupati e abbiamo fatto diciamo una serie di assemblee sulla problematica della gestione aerea e ci stiamo mobilitando su questi temi qua. Siamo nati anche proprio come spazio sul tema dell'antifascismo perché la zona era piena di iscritti, insomma in Forza Nuova che aveva una sede qua vicino e chi via via nel tempo insomma abbiamo contrastato questa cosa, adesso la sede per alcuni anni tra l'altro assegnata legalmente da Ale a Forza Nuova, insomma, sicuramente ha diminuito l'attività, non fanno più attività pubbliche. E niente, quindi ci avete proposto di fare questa iniziativa qui del film su Piazza Fontana, noi più o meno tutti gli anni partecipiamo chiaramente al corteo in memoria, ci è sembrata una cosa importante, in particolare in questo periodo dove diciamo la repressione si fa sempre più dispiegato, anche rispetto alla questione della strategia della tensione, del come dire, usare la pandemia per creare un pericolo esterno, torno qui a costruire un clima internazionale, imporre tutte le riforme che stanno facendo, si ripresenta chiaramente in forma diversa, con tutte le differenze del caso, però sempre la stessa strategia della tensione, della repressione, quindi è importante imparare da questa storia che già abbiamo vissuto. Super. Buonasera a tutti, grazie di aver sfidato anche la neve, anche se già sciolta, e il freddo invernale di Milano, anche se non siamo in inverno. È passato 52 anni dall'attentato di Piazza Fontana e il circolo itinerante proletario Job Pollitzer dà il suo contributo, un suo piccolo contributo, ringraziando innanzitutto gli ospiti che interverranno anche via audio, Davide Pinardo, lo studioso, ci sarà un contributo audio che non sta bene, ringraziamo lo storico del cinema Bruno Contardi e ricercatore storico Aldo Calcidese, autore del libro Le ragioni del comunismo, che sarà presentato all'inizio dell'anno, 16 gennaio 2022, al Centro Sociale allo Spazio Micene. Cos'è successo quel giorno? È scoppiata diciamo, è l'inizio della strategia della tensione, si può dire, alle 16.37, di quel giorno scoppiò proprio nel salone della Banca Nazionale Centrale una bomba. Ci furono 17 morti e 88 feriti. E proprio quel giorno, il cinema ha dato il suo contributo, il mondo del cinema, ha dato il suo contributo anche con la strage in termini di sangue, perché una delle vittime era Giovanni Arnoldi, che veniva dalla provincia di Pavia, e doveva aprire, anche qui se le notizie sono incerte, io l'ho trovato nel libro di Zilli, che poi è stato sindaco di Brescia, col suo libro Nessuno è stato, che doveva aprire un cinema, invece qua diceva che già gestiva un cinema. Quello che colpisce molto di Piazza Fontana
e che il discorso del 12 dicembre 69 del ministro Papadopoulos greco, che perché la Grecia doveva essere espulsa dal Consiglio d'Europa perché c'era il regime fascista dei colonnelli. Questo riporto le parole esatte che disse quel giorno: stiano attenti, perché la democrazia è in pericolo, nei loro paesi si mettono all'altezza delle circostanze e affrontino quello che deve essere affrontato, soprattutto la nuova forza sovversiva, l'anarchia. Nonostante che qualche giorno prima era stato trovato un ordine di ordine nuovo, un volantino di ordine nuovo. E come è andato poi l'iter giudiziario penso che lo sappiamo tutti, oltre il danno alle beffe, perché nell'ultimo processo di Catanzaro le vittime hanno dovuto pagare di tutte le spese processuali. I film che abbiamo proposto sono l'ipotesi sull'assassinio di Pinelli e una elaborazione del lutto tratto dal libro di Francesca Dendena. Adesso diamo spazio all'intervento di Davide Pinardi di Audio. Grazie a tutti e buona visione. Se posso aggiungere una cosa, noi avevamo proposto il film I Cannibali di Eliana Cavani allo Spazio Vigile un po' di tempo fa. Pensate che Pietro Valpreda è stato un comparsa di quel film e faceva il ribelle che era stato ammassato, era giù per terra nel film. Sì. Iniziamo con il contributo dello studioso Davide Pinardi. E cosa è stato importante? È stato importante il contrapporsi, bisogna sempre mettere in discussione le narrazioni del potere, stressarle, evidenziarne gli aspetti in contraddizione, le lacune, bisogna farlo sempre, troppo spesso ci si accontenta, ci si chiude in una sorta di rassegnata resa allo strepitare del coro collettivo. Invece bisogna andare contro, poi magari qualche volta si sbaglierà anche, qualche volta o spesso non si arriva a nulla, ma andare contro, costruire narrazioni alternative o perlomeno cercarle è sempre importante. Questo è il mio semplice pensiero su Piazza Fontana a 52 anni di distanza. 52 anni. Allora, soltanto la costruzione di letture alternative permise di bloccare dei progetti evidentemente perversi. C'è pochissimo da dire, adesso vedete i due filmati. Ecco, una cosa che invece è noto adesso, cioè, mi sembra che qua ci sia uno stacco generazionale micidiale, no? Tra quelli come me, ahimè, e voi, no? E questo mi fa un po' riflettere, perché questo è stato detto più volte, 52 anni, 104 da Caporetto, vabbè. No, 52 da Piazza Fontana a Caporetto. Ecco, il problema per me è sempre la memoria, cioè per noi, per me, per la mia generazione, Piazza Fontana è il punto dirimente, cioè è la cosa forse più importante dal punto di vista, quello che ci ha segnato maggiormente. Poi se volete faccio una piccola digressione, io il 12 dicembre 1969 ero in statale, quindi ero a 300 metri da Piazza Fontana. Quindi quando arriva la notizia ci si precipita lì, per cui sono 5 minuti e già era un casino, perché già c'era tutto schermato, ambulanze, quindi con questa voce famosa della caldaia che è scoppiata, e noi siamo lì, era 16.37 l'ora esatta, no? Però chiaramente alle 5 era buio, era il 12 dicembre, come oggi più o meno,
E noi stiamo lì sempre con questa caldaia, fino a che a un certo punto comincia a girare improvvisamente lì, tra gli astanti, questa idea qua, la bomba, e immediatamente gli anarchici. Una cosa... E poi naturalmente la sera comincia tutto con il rastrellamento, perché è un rastrellamento quello, in cui viene preso anche Pirelli e arriva in questura da cui non uscirà più. Ecco, quello che è fatta breve questa cosa qua, perché io sono rimasto lì fin circa alle 7:30 e poi mi sono avviato verso casa a piedi, perché allora si andava a piedi, era un bel pezzo. Vedendo voi, no? Il problema è questo, per me ovviamente Piazza Fontana 69, 70, quegli anni lì sono fondamentali. Il problema è che memoria c'è oggi? Forse voi tra l'altro ovviamente, spero almeno, siete molto più sensibili a questi temi. Ma se va fuori c'è il rischio che qualcuno gli dice 52 anni, appunto, preistoria, e confondono Piazza Fontana con Caporetto. Non c'entra un cazzo, sono 52, 52, ma non c'entrano. E quindi ecco, il mio problema è sempre stato, allora si pensava, oh, ma una roba così grossa, cioè indimenticabile, ci segna, ma ci segna per i prossimi secoli. In realtà Piazza Fontana è stata importante per qualche anno. Poi negli anni 80 Piazza Fontana è stata completamente dimenticata, cioè dimenticata no, però dire, si è passati. Quindi ritrovare il tema, no? Per esempio, io faccio un po' di casino, ma per esempio dal punto di vista cinematografico, quello che vedete adesso, il primo, quello di Petri, è del 70, perché ci fu un grande intervento dal punto di Pasolini, fece una roba su coso, il funerale di Pinelli, ci furono un sacco di cose filmate in quel periodo lì, perché c'era un movimento popolare importantissimo su questa cosa. Tra l'altro, vabbè, poi bisognerebbe fare non improvviso. Ci è voluto qualche mese, perché se qualcuno si ricorda, tutto sommato il problema che gli anarchici, il fatto che gli anarchici avessero messo la bomba è stato in qualche modo accettato, se non da tutti, da molti, o da moltissimi, anche a sinistra inizialmente. Poi c'è stato un cambiamento di passo. Comunque a un certo punto arrivano gli artisti e fanno queste cose qua, il cinema si occupa di questo, tutto quanto, e poi a un certo punto si abbandona. Per cui il mio problema adesso è capire, appunto, voi che memoria avete di questo e come, cioè, come si porta avanti questa memoria di una cosa che è stata fondamentale, perché tutti quanti l'hanno detto, inizia la strategia, la tensione, tutto inizia da lì. Perché io da giovane pseudo-rivoluzionario degli anni, tutto sommato, a noi sembrava sempre che la rivoluzione fosse una roba, una semifesta, perché fino a quel momento lì non era successo niente di clamoroso. Vabbè, d'accordo, pochi Annarume appena prima, no? Sì, giusto? Sì, sì. Novembre, 11 novembre. Annarume 69, mi sembra. 11 novembre 69, 69, sì. Un mese prima. Allora. Però da Annarume, cioè che sostanzialmente è il primo morto che noi vediamo, almeno io. È il primo morto, cioè lasciamo stare i morti di Reggio Emilia, e quindi io parlo da tizio che c'è, cioè da ragazzo, il primo morto che noi vediamo è Lirico alla Roma. E ci sembra una cosa grossa, perché fino adesso tutti quanti, tanto c'è un movimento, come dire, adesso è difficile pensarci, però composito, perché c'era la musica, c'era il cocera, c'era l'aria che non è tanto del 60, non solo del 68, di tutti gli anni 60. E quando arriva appunto a Naruma diceva, cazzo, questa è una cosa grave, ma un mese dopo c'è sta roba qua. Cioè la prima volta per noi che ci sono le bombe, poi c'è Pitiano, c'è Piazza della Loggia, c'è Bologna, Italia, tutto quello che volete. Ma quella è la prima. E per noi pensare, tutti belli e giovani che pensavano che la rivoluzione fosse dietro l'angolo e fosse parte necessaria, ma quasi, come dire, ovvia, non ci ferma nessuno. Assolutamente no, perché dall'altra parte ci dicono no, vi fermiamo, e come? Ecco come vi fermiamo. Vi fermiamo con una strage. La prima e la più importante. Per quello che dico, è stata, come dire, io non posso dimenticarmela. E mi piacerebbe che non se la dimenticasse nessuno. Quindi anche in termini cinematografici, io non so quello di Petri lo conosco, l'altro come viene proposto, perché naturalmente a un certo punto non c'è stato più nulla su Piazza Fontana. Infatti l'ultimo film è quello di Giordana, no? Romanzo di una strage, che è un film abbastanza discutibile, perché mette insieme le figure, tra l'altro, di Pinelli e Calabresi come se fossero, come dire, queste, i due buoni, no? E qua, insomma,
bisogna un pochino dividere la questione. Per cui dal punto di vista cinematografico, se mi permetto una cosa, per me il film Supinelli, per dire, è datato molto tempo fa, perché uscì poco dopo, nel 1970 uscì Sacco e Vanzetti, che se non l'avete visto dovete assolutamente vedere, perché è un film di Giuliano Montaldo, che c'è, naturalmente non parla di Piazza Fontana e non parla di Pinelli, però c'è una scena molto particolare, quando Gian Maria Volonté ricorda un anarchico defenestrato che cade dal 14° piano della questura di New York, che è Antonio Salcedo, e io mi ricordo che quando nel cinema questi Volonté, che faceva Vanzetti, diceva: e io lo ricordo quest'uomo e voglio dire il suo nome, e quando lui pronunciava Antonio Salcedo c'era una sala che si alzava e gridava Pino Pinelli. Cioè c'era questa cosa qua che era un'emozione. Io peraltro francamente quando vedo Sacco e Vanzetti mi emoziono ancora, quando sento il discorso di Volonté Vanzetti, se mi cambia del film, vi dico un'altra figura, adesso qua faccio il critico, c'è una scena che per me è entusiasmante, perché c'è Vanzetti che fa questo discorso qua che è bellissimo e che tra l'altro è autentico, perché è preso dal discorso di Vanzetti del 21, 20, quando era, e che dice: mi ammazzate perché sono anarchico, perché sono italiano e perché sono anarchico. Però se anche io dicevo, se mi ammazzasse 1000 volte, 100 volte, io ritornerei a fare sempre quello che ho fatto, anche sapendo quale sarà la mia fine. E c'è questa scena qua, questa interpretazione meravigliosa, tanto che a fianco ci sono due poliziotti, che sono due comparse, no? E sono durissimi, così che fanno i poliziotti americani del 1921. E se voi lo vedete è incredibile, perché uno di questi poliziotti, che è una comparsa, che sta facendo il film, piange. Cioè si commuove, ma non è previsto dal film. È semplicemente che il discorso di Vanzetti, a un certo punto questo qua, che doveva fare il duro, non si trattiene e viene commosso. Ecco, questo per dire che commozione c'era dentro questo film, questo momento, che ancora adesso è quella a distanza di 51 anni, perché è un anno dopo, io c'ho ancora, tutte le volte che vedo questo film, tutte le volte che c'è questa scena, tutte le volte che Vanzetti spiega che cos'è lui, che cosa ha fatto, che cos'è l'anarchia, io faccio come il poliziotto, io mi vedo a piangere, cioè senza vergogna e senza pudore. Ecco, ho spaziato, non ho ben capito niente di cosa ho detto, però quello che volevo dire sostanzialmente era questo: riportare questa memoria qua. Cioè, un fatto come questo è stato un fatto importantissimo, forse non è ripetibile oggi, perché poi c'è tutta la strategia della tensione va avanti, c'è un sacco di cose, poi se vogliamo mettere in quello che c'è un anno dopo, c'è un tentativo di colpo di Stato, no? Di Ugo Borghese, proprio questi giorni, 7 dicembre 1970, quindi un anno dopo la strage c'è un tentativo di colpo di Stato, che poi misteriosamente fallisce, ma questo è un altro discorso. Ma ci sono 10 anni incredibili dove succede di tutto, oggi, dove però a fronte di una violenza incredibile da parte del potere, c'era una grandissima risposta popolare, c'era una grande coscienza di quello. Per cui queste palle qua del tipo, probabilmente lo sapete, se non lo sapete, banale, no? Pinelli che cade, abbiamo cercato di trattenerlo, mi è rimasto in mano una scarpa, e Pinelli è giù con due scarpe, per cui voglio dire, le due luna, o Pinelli va ai tre piedi con tre scarpe. Quindi delle palle paurose che non passavano, perché non si facevano passare queste cose qua, e quindi a un certo punto c'è stato forse un arretramento rispetto alla parte più pericolosa della violenza dello Stato. E siccome oggi tutto quanto passa invece in modo un po' più larvato, un po' più dolce, un po' più... E siamo meno reattivi rispetto a questa cosa qua, io credo che ricordare Piazza Fontana valga a questo, cioè ricordare quel momento perché è un monito, perché è una cosa che è successa, che ha dato inizio a un certo tipo di coso, non so cosa succede domani o in questi giorni, non importa, però questo dovremmo ricordarci. L'unica cosa che mi piacerebbe è che oltre alle emozioni personali e ricordi personali che poi diventano nostalgie, che lasciano il tempo che trovano, questa memoria fosse presa per mano da voi e portata avanti, tenendo presente che cos'è stato,
cosa è successo e, ahimè, cosa può anche succedere. Io possiamo provare quando Sacci del ricercatore storico parlerà di Piazza Fontana, i servizi segreti e poi la mano della NATO. Anche la mano della NATO. Anche la mano della NATO ci vuole. Ma io non pensavo alla NATO. Ho allargato io, dai. Sì, vabbè, l'archivio. Quando dimmi tu come devi iniziare. No, tutta la divisione della sinistra in Italia, il sindacato, lo dice il Partito del Golpe, che vi consiglio di leggerlo, che dice, lo storico Giorgio Rochette dice che è stato tutto sempre opera della NATO. La CISL e la UIL sono state fondate. Esatto. Con i dollari americani. Quindi non dico, qui non mi sembra di esagerare se dico la lunga della mano della NATO, che non si chiamava forse NATO. Il Partito Socialdemocratico è nato con i soldi della NATO. Esatto. Sì, sì. Io volevo fare una breve riflessione per dare spazio. Mettiti consultato. Diviso, davanti alla camera. No, ma io non ci sono problemi. No, una breve riflessione che mi ha dato lo spunto una trasmissione di record che ho visto un po' di che parlava dell'attività dei servizi segreti in Italia. È un servizio fatto abbastanza bene, molto ben documentato, però c'è una cosa che mi fa sempre ridere in questi servizi, perché parlano sempre di servizi segreti deviati. Ma perché i servizi segreti dovrebbero essere? I servizi segreti hanno sempre svolto le funzioni che il potere politico gli ha dato. E faccio un passo indietro, nel 45, quando cade il regime fascista, si deriva un servizio segreto, che sarebbe il servizio segreto della Repubblica Democratica, nata dalla Resistenza. Ebbene, in questo servizio segreto ci sono vari personaggi che decidono sovrignano, tra cui criminali di guerra che rimangono al loro posto. Vi cito per esempio il generale Giuseppe Pieche è un generale che ha compiuto dei crimini in Dalmazia, in Croazia, che era rimasto con Antepalo, a fianco di Antepalo, che è un altro criminale nazista croato, fino alla caduta di Mussolini. Poi quando cade Mussolini, il generale Pieche sparisce. Però c'è una circolare dell'esercito italiano nel settembre 45, che è molto interessante, perché dice che tutti gli elementi di provati sentimenti antislavi, personalmente, anche se fascisti, devono essere mantenuti in servizio. Ho riassunto, e infatti tutti questi criminali fascisti rimangono, quindi altro che servizi segreti, rimangono lì e cominciano a svolgere la loro funzione. Il generale Pieche gli danno addirittura un ufficio che si chiamava, pensate che è il nome che viene dato, Ufficio Prevenzione Incendi del Ministero dell'Ambiente. In realtà questo ufficio si occupava di finanziare e organizzare gruppi fascisti. È stato da quello che nel 1946 in Italia si sono addirittura 30 organizzazioni terroriste fasciste, già nel 1946. Ora, questo perché, grazie anche al Ministro di Grazia e Giustizia, Flaminio Togliatti, che ha concesso l'amnistia ai fascisti, grazie all'amnistia di Togliatti, criminali come, ricordiamo, Giorgio Almirante, per esempio, che avrebbe dovuto finire i suoi giorni a Piazza del Loreto, invece ce lo siamo trovati in Parlamento e abbiamo dovuto pagare anche lo stipendio e la pensione. Almirante e tanti altri. Graziani, uno dei peggiori criminali che in Abissina ha fatto delle stragi terribili, è rimasto lì per cui non è andato in Parlamento. C'è anche i monumenti. C'è anche qualche monumento. Gli ha fatto anche il monumento del signor Lazio. Comunque, questo cosa succede? Un fatto che anche la stampa estera commentava con una certa sorpresa, che si recuperano i fascisti, ma si perseguono dei partigiani. Diversi comandanti partigiani perseguitati dalla giustizia. Dice, ma come mai? Ma non c'è da meravigliarsi, perché la giustizia è rimasta quella di prima. Cioè, i giudici fascisti erano ancora lì. Quindi gli stessi giudici che avevano condannato Antonio Gramsci in servizio e continuavano il loro lavoro. Ricordo che diversi comandanti partigiani furono costretti addirittura a rifugiarsi nei paesi socialisti per sfuggire alla repressione. Ora, partendo da questa premessa, io ripeto che non c'è cosa più, non c'è bufala più grande quella che parlare di servizi deviati. Ma quando mai sono stati deviati? Nel 69, questo è documentato, c'era lo stesso record, si riunisce in una montagna della Calabria, si riuniscono tutti i boss della 'Ndrangheta. E questi boss dicono ai loro seguaci, guardate che stasera abbiamo invitato qui degli amici
sono degli amici che condividono i nostri principi. E chi erano questi amici? Erano i tre principali capi della versione fascista, vale a dire Lino Moreno Borghese, Venne Chiai e Computelli. Questi tre partecipano alla riunione con la mafia con la 'Ndrangheta. C'erano anche uomini dei servizi segreti e naturalmente non poteva mancare qualcuno della P2 di Licio Gelli, perché questi hanno sempre lavorato insieme. Ecco, quindi questa è la funzione, questi sono i servizi segreti, altro che degli altri. Quindi nel 62, se andiamo al 68 per essere brevi, nel 68 cosa succede? Succede che di fronte a una crescita enorme del movimento operaio, di fronte al fatto che si è creata una saldatura tra il movimento operaio e il movimento studentesco, ma soprattutto di fronte al fatto che la parte più avanzata, noi diciamo le avanguardie operaie, le avanguardie della classe, non ponevano più il problema di aumenti salariali o di migliori condizioni di vita, ma ponevano il problema del potere. Cioè il problema, se il potere dovesse rimanere sempre nelle mani della classe sfruttatrice o se il potere deve passare nelle mani della classe che è quella, l'unica classe che produce tutte le ricchezze del paese, cioè della classe operaia. Chiaro che di fronte a questa affermazione il potere della borghesia ricorre a le armi principali di cui dispone il regime capitalista sono due, la socialdemocrazia e il fascismo, e li utilizza a volte insieme, a volte separatamente. La borghesia cerca di utilizzare l'arma della socialdemocrazia, che poi sono i dirigenti del PC praticamente. I dirigenti del PC vengono mobilitati per frenare il voto di massa, però a un certo punto si vede che il movimento si è fatto di travolto completamente, vengono isolati, vengono contestati nelle piazze. A questo punto non rimane che l'arma proprio nel fascismo, nelle bombe, quindi si ricorre, come diceva anche il compagno Mattia all'inizio, che si sta ripetendo anche perché anche oggi c'è la strategia della tensione. Se noi vediamo quello che sta succedendo adesso, noi vediamo quello che è successo un mese fa, per esempio, quando gli uomini del Ministero dell'Interno hanno accompagnato i fascisti di Forza Nuova alla sede della CGIL, li hanno scortati e li hanno accompagnati fino alla sede della CGIL. E quella operazione aveva due obiettivi. Innanzitutto bisognava screditare una manifestazione di 100.000 persone facendo credere che erano tutti fascisti. Questa manifestazione deve essere, e bisognava anche ridare un po' di vergine alla CGIL, completamente screditata perché hanno continuato a svendere completamente gli interessi dei lavoratori, quindi bisognava recuperare. Poi c'è stato Draghi che è andato a trovare Landini in quella bellissima scena in cui Draghi mette la mano sulla spalla di Landini, e qualcuno l'ha chiamato Landozzi perché si sono ricordati del film di Fantozzi in cui c'è il mega direttore generale che mette la mano sulla spalla di Fantozzi. Quindi Landini, detto Landozzi, adesso ha ringraziato Draghi. Se avete visto le dichiarazioni dell'altro ieri di Landini, sono veramente impressionanti, perché Landini ha dichiarato testualmente che e quelli che fanno del male ai lavoratori sono i partiti, ma Draghi, il poverino non c'entra niente. Tu hai scoperto Draghi, Draghi non c'entra niente, i partiti, ma i partiti non contano, cioè oggi. Landini forse è l'unico che non si accorge che i partiti non esistono più e che il Parlamento non esiste più, perché oggi noi non siamo più una Repubblica parlamentare. Decide tutto l'esecutivo, Draghi l'esecutivo, a colpi di delle leggi decidono tutto. Quindi Landini ancora parla dei partiti come se esistessero veramente questi partiti, come se esistesse un Parlamento. Penso di aver detto un po' tutto. Però la strategia della tensione, ripeto, oggi c'è ancora, perché ci sono tutta una serie di segnali, e anche la limitazione di tutta una serie di diritti costituzionali, le violazioni. Non dimentichiamo chi è Draghi, cioè Draghi è quello che ha massacrato il popolo greco. Draghi è quello che ha tolto i lati, anche i lati ai bambini, che ha fatto aumentare la mortalità infantile in Grecia. Questo è Draghi, che oggi viene saltato ed è venuto in Italia per fare lo stesso lavoro che ha fatto con la Grecia. Posso dire una cosa? Posso dire anch'io? No, niente, che non c'è, no, tornando invece a Piazza Pontelli, cosa? In termini di conoscenza ci sono tranquillamente sul web tutto il lavoro fatto dal Centro Studi Libertari, Archivio Pinelli, che c'è un enorme materiale di interviste, cose, su Pinelli e Piazza Fontana. Tra l'altro è bello anche perché sono pezzi magari 10-15 minuti, per cui se avete voglia... Si chiama Archivio Pino Pinelli, Centro Studi Libertari, ed è il centro, la fondazione, non so, la fondazione sua. Io faccio casino con questi nomi qua, organizzazione
E sa di fatto che basta fare Archivio Pinelli, viene fuori questa roba qua, ci sono tutti i protagonisti del momento, non so, da, tutti quelli che sono da Scaramucci che scrisse un libro, no? Quello, sì. Alle interviste con le figlie, piuttosto che all'intervista con quello che ha fatto la ballata di Pinelli, quello lì, che canzone che per noi è una sorta di inno, che è stata per la mia generazione una sorta di inno nazionale, quella sera a Milano era caldo, e quindi anche in termini di conoscenza, non dico facile con termini sbagliati, però comunque anche non particolarmente pesante, mi sembra un buon, cioè se qualcuno voglia adesso dire Archivio Pinelli, trovate... Io volevo dire una cosa, scusate se mi annoio. Sì, annoiaci. No, che fa tardi, sono il capoletto. Sono le 10. Sì. Tutto va bene. Sì, prego. Scusami. No, parla da me. No, volevo dire che a proposito, come diceva Bruno, di coltivare la memoria, qualche anno fa, anzi molti anni fa, è uscito un sondaggio che hanno fatto nei licei milanesi, che erano stati gli autori di Piazza Fontana, risultavano assolutamente vincenti le Brigate Rosse. Questo volevo dire. Che testo consiglio, la bibliografia?